Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, Apple 2 Instant Pascal, Language Reference Manual. È di questo che andremo a parlare rapidamente in questa puntata. Andremo a guardare rapidamente il manuale dell'Apple 2 Instant Pascal, che in teoria c'era scritto che era compatibile per Apple IIc e Apple IIe con 128K. In realtà l'Instant Pascal, diciamo, fu il Pascal per Apple IIgs. Poi, diciamo, ne capiremo le ragioni. Anche se, diciamo, poteva essere compatibile anche con Apple IIc e Apple IIe, purché dotati di scheda 80 colonne e 128 KB e mouse. Comunque, diciamo, poi ci sarà anche da discutere, perché qui si fa riferimento anche, ho guardato il manuale, all'utilizzo di, diciamo, di unità di coprocessori matematici FPU, di cui sicuramente Apple IIe e Apple IIc non erano dotati, ma diciamo all'interno dell'Apple IIgs il microprocessore a 16 bit aveva praticamente un ALU all'interno, diciamo, del microprocessore, oltre al, diciamo, al SANE, praticamente la che era all'interno della ROM. Le procedure SANE non erano presenti in Apple IIe e Apple IIc, ma infatti queste librerie che sono pezzi di ROM dell'Apple IIcs furono date all'interno dell'Instant Pascal, che peraltro esce contemporaneo con l'uscita dell'Apple IIgs, e questo era interpretato. Andremo a vedere, diciamo, in questo manuale l'indice, andremo a vedere il linguaggio, se è com'era praticamente, quanto distante fosse, diciamo, dal Pascal della Borland, e andremo a sbirciare qualche listato, che ce ne sono veramente pochi all'interno di questo manuale. Comunque, diciamo, vedremo che non era diciamo proprio vicinissimo al linguaggio della Borland. Oltre, poi andremo a vedere anche le differenze tra l'Instant Pascal e gli altri tipi di Pascal che erano già stati rilasciati nei primi degli anni verso la fine degli anni 70 per Apple IIe e anche per Apple IIc. Apple IIe Instant Pascal Language Reference Manual, eccolo qui, la ragione del perché questo è praticamente il linguaggio Pascal per Apple IIgs è perché questo ambiente è un ambiente a finestre, funzionava con le 80 colonne, un ambiente finestrato e prevedeva l'uso del mouse. Ora, gli Apple IIe non erano mai stati venduti con il mouse. Era possibile aggiungere successivamente il mouse ponendolo, diciamo acquistandolo separatamente a parte, che però doveva essere, diciamo, collegato ad una interfaccia da mettere in uno slot. Inoltre, anche Apple IIc, quando fu venduto, non aveva in bundle il mouse. Era possibile però comprarlo e aggiungerlo successivamente, semplicemente avvitandolo a uno degli spinotti, diciamo, della presa, perché l'Apple IIc già ci aveva praticamente sulla motherboard l'interfaccia per la gestione del mouse. Comunque, diciamo, questo era un ambiente di linguaggio che prevedeva appunto l'utilizzo del mouse. Il mouse fu dato in bundle con Apple IIgs, di conseguenza si capisce che questo è il Pascal per Apple IIgs. Sarebbe stato compatibile anche per Apple IIc se uno ci comprava un mouse, ma doveva comprare il linguaggio Instant Pascal e poi il mouse. E per Apple IIe uno doveva avere 128K, la espansione, diciamo, a 80 colonne, e inoltre doveva comprare l'interfaccia del mouse e il mouse e poi l'Apple Instant Pascal. Di conseguenza si vede che per Apple IIe questa soluzione era molto molto costosa. Il pacchetto Instant Pascal, poi il mouse e l'interfaccia da collegare nello slot per collegare, diciamo, il mouse con al software, mentre, diciamo, questo era già tutto di serie, è già bello, tutto l'hardware invece c'era sul Apple IIgs, ragione per cui questo è, a mio avviso, il Pascal per Apple IIgs, che poi ne vedremo meglio, anche perché, dato che fa riferimento all'utilizzo di SANE, fa le chiamate SANE,
Il Sunny è un pezzo di ROM della gestione numerica standard dall'Apple, che lo si ritrova all'interno della ROM del, se non mi ricordo male, del 2GS. Le librerie di Sun erano date insieme all'Apple Pascal, potevano essere invocate, ma diciamo già questo, il fatto che prevedesse un ambiente grafico e fa uso di Sun, anche se veniva dato, diciamo, in bundle in software, ecco già questo già lascia intendere che l'ambiente era più ottimizzato per Apple 2GS piuttosto che per Apple 2C e Apple 2, che ci si potevano adattare, però. Dunque, andiamo a vedere cosa si trova in questo breve manuale, e cosa contiene, diciamo, la prefazione, capitolo 1, che cos'è l'Instant Pascal, ci daremo un'occhiatina, poi programma, i componenti dei programmi, poi abbiamo dati semplici, tipi e data, e semplici tipi, data e tipi. Poi abbiamo espressioni, istruzioni, capitolo 5, capitolo 6, procedure e funzioni, vettori, sets e stringhe. Ecco, il set qui il comando c'era, poi andremo a vedere però rapidamente nei tokens, nelle parole riservate, per vedere cosa c'era. Ci sono anche i records, puntatori e dinamici a dinamica variabile. Indicazioni di file, quindi gestione input output, quindi accesso al sistema operativo dall'interno del praticamente delle istruzioni del Pascal. Poi abbiamo una serie di appendici: appendice A, appendice B, tipi e compatibilità, appendice C, prefazioni, una serie di procedure grafiche. Le procedure grafiche e sonore qui sono tantissime in questo Pascal, perché appunto è un Pascal per Apple 2GS. L'Apple 2GS era molto multimediale, grafica a colori, e qui si spiega il perché c'è un sacco di praticamente procedure, praticamente guarda là che un po' di procedure grafiche che ce n'ha il Pascal, oltre al fatto che c'è anche le note, proprio perché l'Apple 2GS praticamente c'aveva un sintonizzatore audio. Appendice standard, appunto la Sane app standard Apple Numeric Environment, con una serie di procedure, che queste erano praticamente tutta roba della farina del sacco dell'Apple 2GS, qui però veniva data in bundle della macchina. Poi appendice F, il codice ASCII e via dicendo. Ok, la peculiarità particolare lo vedremo dell'Instant Pascal è che era un Pascal interpretato. Sì, udite, 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 mentre tutti gli altri Pascal per Apple 2, Apple 2C, Apple Pascal UCSD, l'Apple Pascal erano tutti dei compilatori, un ambiente di compilatori. L'Instant Pascal era un Pascal interpretato, incredibile ma vero. Diciamo, qui invece di andare avanti si era tornato indietro. Questo perché mamma Apple si era accorta che praticamente i compilatori erano molto consumatori di RAM, e quindi un interprete funzionava meglio perché consumava meno RAM. Un'altra caratteristica questo Instant Pascal è che non gestisce praticamente i numeri interi, gestisce solo stringhe e numeri reali. Se uno vuole emulare i numeri praticamente interi, deve per forza utilizzare, diciamo, o un record con una serie di numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, fin dove deve arrivare, quindi a ciclo, oppure qui, o con un set, se eventualmente se lo deve fare eterogeneo, oppure sostanzialmente utilizzare, limitandosi a utilizzare delle variabili reali al posto del praticamente degli interi, mentre il Basic Apple Soft le variabili intere ce l'aveva, basta metterci quelle, se non mi ricordo male, con il punto il percentuale, che indicava che la variabile era di tipo intero, quindi appartenente a Z, quindi numeri positivi e numeri negativi, però diciamo interi senza la gestione della virgola. Ok, adesso andiamo a vedere i token. Eccoci qui, Instant Pascal Reserved Words, ossia le parole riservate del Pascal, ossia i tokens. And array begin case const dev do function forward for while and else down to goto if in label mod nl not record program procedure packet otherwise or if off
repeat set string 10 to until type until with while var var. C'era il while, poi c'era il repeat until, while do repeat until, procedure, poi c'era le function. Dov'è il function? L'avevo visto, ecco qui, function, e poi c'era anche praticamente l'ILS è complessa, quindi praticamente, e c'era anche il set, eccolo qui, set, che invece il set non lo si ritrova nei Pascal più vecchi, fatti intorno verso la fine degli anni 70 per praticamente gli Apple II, come ad esempio Pascal UCSD, il set non ce l'aveva. Come utilizzare le costanti, i tipi, i variabili, le procedure e le funzioni, quindi praticamente qui abbiamo in sostanza una comunanza con, per quanto riguarda il Pascal della Borland, ha tutto, diciamo, una piena compatibilità per quanto riguarda, diciamo, qui almeno per quando si vede i comandi c'erano tutti, anzi forse ce n'era molto di più, perché come poi vedremo qui c'è una fraccata di comandi multimediali grafici, guarda lì quante ce n'è, per fare sprite, colori e poi anche per far gestire il suono, tutte robe che invece il Pascal della Borland non sapeva nemmeno dove stava di casa la multimedialità. Questa appunto invece era l'Instant Pascal per Apple IIgs, e quindi l'Instant Pascal era capace di gestire quindi tutta la capacità multimediali, colori, sprite, avendosi anche il chip relativo, chip grafico e anche il chip sonoro che erano state introitate all'interno dell'Instant Pascal. La differenza principale è che l'Instant Pascal, appunto Instant lo dice la parola, era un interprete a differenza del della Borland e un po' di tutti, diciamo, i Pascal che solitamente erano compilatori. Andiamo a vedere un'altra differenza. La sintassi com'era? Dunque, in questo manuale degli stati in Pascal se ne trovano pochissimi, anzi quasi nulla, ci sono solo esempietti in cui vengono spiegati i vari tipi di comandi. Comunque, vediamo un po' com'era la sintassi. Program, punto e virgola, const var begin, for bla bla, begin, land che chiude il ciclo del for, poi si chiude, qui ci mancherebbe praticamente un end, perché ci manca praticamente un end per chiudere questo ciclo. L'end puntato in sostanza chiude la fine del programma. Comunque diciamo che ragionevolmente qui c'è il punto e virgola in fondo, le assegnazioni sono fatte con due punti uguale e quindi praticamente x uguale, due punti uguale, a più per coefficienti, punto e virgola, quindi diciamo, ma possiamo dire che la sintassi era sostanzialmente molto buona e diciamo identica a quella della Borland. Funzioni e procedure miscellanee predefinite. Ecco, qui abbiamo un'altra prova del fatto che praticamente l'Instant Pascal era sostanzialmente il Pascal per Apple IIgs. Abbiamo l'utilizzo, diciamo, già della funzione e l'utilizzo del bottone, quando si viene a premere il bottone praticamente del mouse, la procedura che gestisce praticamente i movimenti del mouse oppure del paddle, tutte cose sconosciute su Apple II, il get paddle functions, poi abbiamo il sysbits procedure e la procedura per far suonare il computer, syntax note, frequency, reserved e duration, tant'è che qui voilà, ci abbiamo tutte le frequenze e le relative ottave con una tabella, eccoci qua. Si nota che questa, diciamo, può essere fatta perché sostanzialmente andava a pescare tra i comandi del chip Ensoniq, perché per far suonare, diciamo, un Apple IIc bisognava fare un casino tremendo che in sotto procedura di binarie e poi non suonava nemmeno un granché. Comunque, qui ci sono altri indizi che dimostrano il fatto che sostanzialmente questo era un Pascal multimediale che permetteva appunto l'utilizzo del mouse, far suonare la grafica, gli sprite, quindi tutte cose tipiche di Apple IIgs. Non è finita qui, differenze tra Instant Pascal ed altri Pascal. Allora, l'Instant Pascal era incompatibile con il Macintosh Pascal, grazie al cazzo,
perché praticamente l'Instant Pascal era interpretato, il Macintosh Pascal era compilato, l'Instant Pascal codificava poi il linguaggio Pascal per istruzioni sul microprocessore dell'Apple IIgs, e quindi che era architettura completamente diversa dal 68000. Poi differenze tra l'Instant Pascal con l'Apple II Pascal 1.3. La differenza era che praticamente l'Instant Pascal era interpretato e l'Apple Pascal invece era compilato. Inoltre praticamente l'Apple II Pascal 1.3 ci aveva praticamente anche collegato il relativo sistema operativo su ProDOS, e quindi era possibile andare a praticamente fare dei dischi di avvio in sostanza sul in Pascal che si appoggiava al sistema operativo Pascal, perché il Pascal, diciamo, per l'Apple II Pascal era un ambiente in cui oltre al linguaggio di programmazione c'era anche il sistema operativo separato a sé che girava su ProDOS, quindi in modo da fare una soluzione praticamente tutta intera, perché praticamente come il BASIC dava l'istruzione di programmazione a cui si appoggiava, poi veniva introdotto il linguaggio del DOS per l'accesso al disco, però venivano considerati come, pur essendo due ambienti diversi, un tutt'uno per gestire la macchina. Analogamente sul il Pascal 1.3 avevano messo praticamente sia i comandi Pascal per riprendere la programmazione così com'era, diciamo, su in BASIC, però mentre il BASIC era interpretato l'Apple Pascal l'ha compilato, e poi era stata aggiunta tutta la parte dei comandi di accesso al disco, così come c'erano sul DOS 3.3 per il BASIC oppure il ProDOS, però quelli per la gestione del Pascal 1.3 si poggiavano al ProDOS, però con comandi e sintassi diversi rispetto praticamente a quelli del che si trovavano in ProDOS. Poi ci mancavano in tutti i Pascal precedenti all'Instant Pascal, mancava il set perché non erano stati interpretati, e tutti erano estremamente molto, diciamo, sì, rammivori, praticamente consumavano una marea di memoria anche l'Ansi Pascal, addirittura per poter funzionare Ansi Pascal e Pascal 1.3 e Pascal UCSD non di rado richiedevano appunto una espansione, una costosa espansione di memoria, perché con 128k ad esempio il Pascal UCSD che si diceva che avrebbe potuto funzionare con 128k in realtà non funzionava, perché a me non è mai funzionato nulla. E queste erano le principali praticamente differenze, per il fatto che per esempio con il Pascal UCSD mancava il comando set, mentre qui c'era, e poi diciamo la ricorsività credo che nel Pascal UCSD non ci fosse, perché era intorno allo stato fatto un 78-79, mentre questo nell'85 la ricorsività penso che ci sia, anche se a dire la verità non l'ho trovata, e mi viene il pensiero che forse la ricorsività questa praticamente l'Apple 2 Instant Pascal non ce l'avesse. Ecco, questa non ve lo so dire, quindi chiunque vedesse questo video, se mi vuole lasciare un commento per appunto dirmi e specificare se l'Apple 2 Instant Pascal, praticamente de facto il Pascal per Apple 2GS, aveva anche la ricorsività oppure no. Io sospetto di no, perché dentro l'Apple Instant Pascal comandi di ricorsività non li ho trovati, e poi dato che era praticamente interpretato trovo difficile che un interprete possa poter garantire la ricorsività, a differenza di un compilatore che è tutta un'altra cosa. Comunque lasciatemi un messaggio qui praticamente sotto i commenti del video, se mi sapete dire se qualcuno ha usato Apple 2 Instant Pascal su Apple 2GS e se c'era la ricorsività. Quindi possiamo dire in buona sostanza che Apple 2 Instant Pascal era prevalentemente il Pascal per l'Apple 2GS, perché funzionava in un ambiente grafico che prevedeva necessariamente l'utilizzo del mouse, e il mouse era una periferica data in bundle solo con Apple 2GS. Erano il mouse opzionale per Apple 2C e per Apple 2E.
quindi per Apple 2C praticamente se uno comprava questo Apple Instant Pascal ci doveva mettere un mouse, se uno aveva un Apple 2 con 128k e scheda 80 colonne ci doveva mettere un mouse e un'interfaccia per gestire il mouse. Poi qui Apple Instant Pascal faceva utilizzava Sane, erano date come procedure del linguaggio, però queste date come software potevano essere utilizzate anche da Apple 2 e Apple 2C, questo è vero, c'era compatibilità dato che era software, però Sane praticamente lo si ritrova come dentro la ROM, se non mi ricordo male, di Apple 2GS. Inoltre c'è da dire che Apple 2 Instant Pascal gestiva il sonoro e tutta una serie di sprite con accesso praticamente a dei chipset specifici di Apple 2GS, e indubbiamente tutto questo blocco di comandi praticamente non credo che funzionassero su Apple 2C e Apple 2, per semplice ragione che mancava la circuiteria del chip Ensoniq audio quanto del chip grafico. Di conseguenza su questo Apple Pascal tutti i comandi sonori e grafici non credo che funzionassero. Anche se mi volete lasciare un messaggio per dire se qualcuno ha utilizzato questo Apple 2 Instant Pascal su un Apple 2 o un Apple 2C e ha sperimentato i comandi grafici e sonori, se funzionavano oppure no, ecco, lasciatemi un messaggio praticamente qui nei commenti, perché qui dal manuale sembrerebbe che praticamente siano delle procedure specifiche per il chip Ensoniq e per il chip grafico di Apple 2GS, di conseguenza tutti questi comandi sonori e grafici su Apple 2 e Apple 2C non avrebbero, a mio avviso, potuto funzionare per il fatto che mancava sostanzialmente la relativa circuiteria. Inoltre non credo che avesse quindi la ricorsività, come la ricorsività non ce l'aveva Apple 2C e Apple 2 sui Pascal UCSD e Apple Pascal, però questi Apple UCSD e Apple Pascal erano linguaggi precedenti a quelli dell'uscita della Borland e su macchine 8 bit decisamente molto meno potenti, quindi anche se erano compilatori che consumavano una marea enorme di RAM e quindi necessitavano necessariamente molto più di 128k, per Apple 2 serviva per andare su sicuri un'espansione di memoria. Vi invito a guardare il podcast sull'espansione di memoria della Applied Engineering come RAM Factor o RAM Works 3, e quindi penso che su Instant Pascal, nonostante fosse il Pascal per Apple 2GS, essendo un interpretato, probabilmente la ricorsività non c'era. Lasciatemi anche qui un messaggio. Era però un ambiente molto più leggero da far girare, che richiedeva meno memoria. Ricordo che l'Apple 2GS aveva 256k, l'ha venduto con 256k e poi successivamente con 512, però queste avevano alleggerito le richieste RAM di Apple Instant Pascal per poter funzionare con 256k con un ambiente grafico che facesse praticamente il sonoro e gli sprite, accesso al sistema operativo, utilizzo del mouse come praticamente in Apple 2GS, e questo è quanto. Se mi volete lasciare commenti su chi ha utilizzato questo Apple Instant Pascal sia su Apple 2GS per sentire come andava, se andava settato Instant Pascal per girare in modalità GSOS o seppure andava fluito sotto modalità di compatibilità di emulazione di Apple 2, fatemelo anche qui, fatemelo sapere, perché qui non è specificato sulle richieste tecniche, qui non è specificato bene che cosa servisse, ma leggendo il manuale si capisce che le specifiche software richiedono tutta una piattaforma software che fa tacito riferimento chiaramente all'Apple 2GS, per cui non è difficile intuire che probabilmente questo era per Apple 2GS. E quindi fatemi sapere qualcuno ha usato Instant Pascal su Apple 2C oppure su Apple 2 e come andava e quali erano i requisiti che servivano a Apple 2C e Apple 2 per poter far rullare Instant Pascal. Io penso che servisse
almeno 128K ed un mouse e la scheda e l'interfaccia per il mouse ad Apple II. A Apple II ci serviva un mouse 128K per diciamo il GSOS. Credo che questo funzionasse già direttamente, non credo che necessitasse di viaggiare in emulazione. Comunque fatemelo sapere, perché qui c'è esplicito riferimento a finestre in un ambiente grafico con 80 colonne, colonne, mouse, gestione del mouse, e quindi penso che sia proprio un ambiente specifico per Apple IIgs, che poteva frullare però anche da Apple IIc. Con Apple IIs però ci si aggiungeva un sacco di cose, dalla RAM al mouse e quant'altro. Ok, per questa puntata è tutto, mi raccomando, lasciatemi dei commenti per l'utilizzo di Instant Pascal, per l'utilizzo come rullava su Apple IIgs, su Apple IIc e su Apple IIe. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.